allo stadio olimpico di Roma, Lazio-Inter. Buonasera, Fabio Caressa e Beppe Vergomi. Due squadre che devono chiedere molte cose a questa gara. L'Inter le conferme dopo la vittoria con il Parma, la Lazio invece vincendo raggiungerebbe in testa il Milan. Matusalemme, grande giocata di Sarade che lascia sul posto Natalino, poi dentro il pallone di Sarade c'è Hernanes, al centro sono in tre, traversone per Flocani, la parata di Castellazzi, miracolosa. Hernanes, Castellazzi, e poi c'è il gol, credo, di Hernanes, forse la palla è giocata, ha segnato con Giuseppe Giuseppe Chiava per 1-0. Snyder, Muslera la mette lì e poi arriva Pandev con il destro e si mangia un altro gol. Ripresa palla la Lazio, però Hernanes scambia il gioco, vuole Sarate, attenzione a Sarate, entra in area di rigore, Sarate, gol! Si libera Floccari, vuole Mauri in area di rigore, dentro ancora per Floccari, 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 la parata di Castellazzi, Mauri ha respinto Natalino, Mauri, Brocchi, la conclusione con Castellazzi che rispinge per Floccari, Floccari dentro ancora e Mauri si mangia il 3-0, ha curato prima Hernanes dalla distanza. Pallone passa per Pandev, la respinta ancora! Pandev! 2-1, proprio contro la Lazio, si sblocca Pandev che non segnava da febbraio e riapre la partita. Fiali back libero, Muslera torna in porta, Cordova! Con salvataggio sulla linea. Va dalla parte apposta. Hernanes! 3-1! Colasso di Hernanes! Però Castellazzi si è fatto segnare sul suo palo. Biabiani. È inciso poco anche Biabiani sulla partita. Snyder. Via Snyder, cerca la percussione, traversa di Snyder e poi Thiago Motta la mette fuori. Primo palo, Thiago Motta anticipato, e l'arbitro dice che può passare, una grande Lazio, batte l'Inter 3-1 e torna in testa alla classifica, a 30 punti, a pari punti con il Milan.